di un particolare significato per la presenza dell'amministrazione comunale, della persona del vice sindaco, dell'associazione borbonica, terra di lavoro, perché vogliamo ricordare un avvenimento un po' dimenticato della nostra storia, ma importante, quello chiamato il ciclo di Scurcola, e soprattutto ricordarci di loro e pregare il loro suffragio. Diverse persone fucilate. Per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo e confessiamo tutti i nostri peccati. Nei giorni del 22-23 gennaio 1861, il nostro paese è stato coinvolto in un fatto tremendo, in un fatto luttuoso. Il paese fu completamente circondato, fu passato casa per casa e tutti coloro che venivano trovati in possesso di un'arma oppure avevano un'arma da fuoco in casa venivano arrestati e senza anche processo venivano giudiziati. Così avvenne per circa 277 persone che furono arrestate. Furono portate rinchiuse nei locali delle Anime Sante, della Confraternita, e poi la mattina del 23 gennaio, la primissima mattina, cominciarono le fucilazioni. 89 persone furono fucilate lì davanti alla cappella delle Anime Sante, prima che arrivasse l'ordine da Avezzano di sospendere tutto. Le altre persone che rimasero ancora in vita si sono perse le tracce, perché da prima furono spostate a Avezzano, poi all'Aquila e poi non si sa bene che fine abbiano fatto. Questo avvenimento luttuoso è passato alla storia con il nome di eccidio di Scurcola Marsicana. E noi vogliamo ricordarlo, vogliamo rinsaldarlo, riviverlo, vogliamo farlo conoscere, perché c'è un detto abbastanza famoso di un pensatore medio orientale che dice: un popolo che non conosce la sua storia è un popolo senza futuro. Come dice il Vangelo, riconoscerete un albero dai suoi frutti. Le radici sono importantissime per un popolo, perché quello che siamo oggi è quello che è successo prima, e quello che siamo oggi è proiettato verso il futuro. Riscoprire la nostra storia aiuterà sicuramente a vivere bene il presente. Come cristiani non possiamo non interrogarci e non possiamo non pregare per quelle povere persone, possiamo dire innocenti, che furono così sommariamente fucilate e uccise. Come cristiani siamo portati a pregare per i nostri defunti e a offrire per tutti l'Eucaristia, che è un farmaco di immortalità. La Chiesa offre il sacrificio dell'altare per i vivi e per i defunti, perché, come dicono i grandi santi, giova a tutti. Ecco, allora preghiamo il Signore e soprattutto preghiamo come suffragio di quelle anime, di quelle persone che così sommariamente furono uccise, proprio come domani mattina, 163 anni fa. I due fiori dell'amministrazione. Grazie. Sì. Io sono da rimettere la cama e gli altri se la mangiano. Che da fa? Così funziona. E la cama ci può mangiare. Pure alle scuole, alle scuole. Sì, ci doveva avere un po' più di gente. Le scuole, era importante, potete dire, ragazzi che studiano da lì. Un ricordo per loro.
Io che dovevo fare questa settimana parlarle e poi venire. Sì. No, ma l'anno prossimo no, no. Sì, sì, prima. Sì, questo. Si può fare pure una specie di corsa di studio, no, corsa di studio, una specie di corsa di studio. Sì. Bravo, un corso, sì. Capito, è l'unico modo per... Noi stiamo sempre... Devi fare disegni, tutto. Ma devi partire già adesso per un progetto l'anno prossimo. Sì, ma partire. Perché oggi senza progetti non fanno niente. Ah, questo è vero, di là a me. Lo presentavamo l'anno prossimo. Un anno e mezzo fa abbiamo presentato, cioè ci abbiamo coinvolto questo progetto Ragazzi in Gamba. Ora l'hanno approvato perché stasera c'è l'ennesima riunione online. Però un anno e mezzo, riunioni, 1.100 euro, le cose da cosa fare. No, per me. Attenzione a questo dietro, che marcia dietro. Ho fatto 12 consigli di istituto per lo stesso bando del PNR. Sì, sì. Cioè, sono stati anni e mezzo a giocarci sopra. Prendo il carrello. Rispetto alle 6 e mezza abbiamo la riunione. È un progetto PNR di 260 euro. Il capofila è Nacca. Sì. Insieme con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non prima di un'accia alla tentazione, ma liberaci dal male. L'eterno riposo, dona a loro, Signore, si prenda ad essa la luce perpetua, in cosa in pace. Amen. Buonasera a tutti, io voglio ringraziare tutti quanti per la presenza. E ricordare queste vittime dell'eccidio di Scorpola che ci hanno segnato nel tempo, ancora dopo 163 anni ricordiamo queste povere persone che solo per avere avuto un'arma dentro casa, che forse senza processo e niente sono state barbaramente uccise qua davanti. Quindi che dire, non, è qualcosa da non dimenticare, perché dimenticare queste cose fa sì che si possano ripetere nel tempo, e quindi noi seguiteremo a ricordare pure come amministrazione questo evento proprio per non dimenticare. Grazie.